Luca, leggo alle tue spalle scherma Pistoia, che significa? Significa tanto, più che altro bisogna vedere quelle due righine, quella arancione e quella blu. Significa che l'unione fa la forza, che quest'estate è scoccata una scintilla e nel giro di 20 giorni lo Sporting Center di Prato e la Chiti Scherma di Pistoia hanno deciso di formare un'unica società con l'intento di diventare più grandi possibile e più forti possibili. Poi sperare magari un domani di avere anche un bel palazzetto. Che cosa significa in pratica? Tecnicamente è una fusione per incorporazione, quindi lo Sporting ha proprio cessato la sua attività e il regolamento federale lo prevede, gli atleti, i dirigenti vengono tutti automaticamente tesserati nella società inglobante che è la Chiti Scherma Pistoia, che non è più Chiti. Abbiamo deciso che siccome dovevamo voltare pagina, dovevamo fare un passo avanti, il nome Sporting e il nome Chiti rimarranno solo un seme che abbiamo piantato e che rimane nei colori del nuovo logo, e quindi abbiamo voluto fortemente che la nuova società avesse una denominazione tutta nuova. Quindi oggi alla fine si è realizzato un sogno che poi, come ho detto prima, è di una crescita per i ragazzi. Noi siamo solo a servizio dello sport alla fine, cerchiamo di farlo nei migliori modi, e questo penso sia uno dei modi migliori per poterlo divulgare e mettere in pratica. Una sorpresa sicuramente positiva, perché come ribadivo prima, dalle unioni alle volte spuntano fuori delle sinergie assolute, nel senso che non dipende solo dalla somma delle due forze, ma alle volte si sprigionano anche cose che fanno un po' da volano. Quindi veramente contento, perché innanzitutto le due società sono due società serie, quindi molto serie, si uniscono in un'altra società ancora più grande con delle competenze veramente di primo livello. Quindi da parte del comitato regionale non posso altro che ribadire il mio augurio per un futuro luminoso, insomma. Chiaro che unendo le forze, creando quindi una società più corposa nei numeri e verosimilmente indirizzata su due specialità, Fioretto e Spadas, vista diciamo gli orientamenti tecnici, è chiaro che ne può nascere qualcosa di buono, soprattutto i ragazzi che di anno in anno si avvicineranno alla scherma qui nella zona di Pistoia troveranno un ambiente più ricco, un ambiente più articolato, con un maggior numero di praticanti, e questo è sempre di stimolo per chi si avvicina alla scherma, come credo ad altri sport.